Hello, sono TheDuelist92 e oggi vi porto la parte 2 di Lurk. Come al solito vi ricordo che in descrizione troverete il link alla parte 1, troverete il link con la lista del mazzo, i timestamp per il gameplay e troverete link utili come il mio Twitch e il mio Discord. Oggi non ho una grande intro da fare, quindi prima di passare al gameplay, come al solito, nelle parti 2 faccio una mini guida al Mulligan. E qui la mini guida al Mulligan ci sono un po' di cose da dire perché il Mulligan di questo mazzo è stranamente più complesso di quello che sembra. E ancora adesso sto imparando sempre cose nuove sul Mulligan, anche non eccessivamente avanzate. Quindi ci sono un po' di cose di cui parlare. Cominciamo con la carta che cerchiamo e vogliamo sempre in tutti i Mulligan, che è Cold Pack. Questa carta la teniamo 99% delle volte, l'unico caso in cui non la teniamo è se siamo contro un aggro spaventoso, di solito questo mazzo fa abbastanza male contro aggro. Se siamo contro aggro e non abbiamo una mano decente, non abbiamo un costo 1 e un costo 2, Cold Pack potremmo essere costretti a buttarla via, soprattutto se non abbiamo un campione da rimischiare. La cosa ideale di Cold Pack ovviamente è che il modo migliore per lurkare i campioni e rende i campioni da pescate mediocri, soprattutto in early game, a pescate molto buone. Se peschiamo Pyke con Cold Pack in mano è ottimo, se peschiamo Rek'Sai con Cold Pack in mano è ottimo. Quindi a meno che non siamo contro aggro con una mano un po' storta, Cold Pack è sempre da tenere. Passando ai campioni, Rek'Sai e Pyke, ultimamente sto sperimentando col tenere Rek'Sai. Perché se la mano è decente la possiamo livellare abbastanza in fretta con Ruthless Predator. In genere direi di non tenerli a meno che non trovate Cold Pack. Cold Pack è l'ovvio caso in cui teniamo i campioni invece. Dopodiché pensiamo alla curva. Generalmente Sharkling e Aspiring Chronomancer sono due carte che vogliamo tenere. Nella mia lista gioco solo 3 costi 1, questo non vuol dire che non li voglio tenere nella mano iniziale. E ovviamente se attacchiamo di turno dispari è una possibilità di fare Lurk a turno 1, se attacchiamo di turno pari, pazienza, comunque è una buona carta, la giochiamo nel turno 1. E Chronomancer, se attacchiamo di turno dispari non è il massimo perché arriverà magari a turno 3, se attacchiamo di turno pari è tipo la migliore carta da tenere nel Mulligan dopo Cold Pack, è veramente veramente forte. Inoltre c'è da dire che tenere una carta come Chronomancer non solo è forte, ma stiamo tenendo fuori dal mazzo carte che non sono Lurk, quindi se dobbiamo attaccare Blind Lurk, quindi senza poter fare Predict o Cold Pack, tenere carte che non sono Lurk e tenere nel mazzo le carte che sono Lurk aumenta le probabilità di successo. Detto questo, doppio Sharkling è una cosa che generalmente tengo solo contro aggro. Carte come Preparation, Redfin Hammersnout e Snapjaw Swarm le tengo solo se ho una mano già formata. Queste sembrano carte buone in early game, ma in realtà preferisco non conservarle. Preferisco cercare Sharkling e soprattutto Chronomancer e Cold Pack, che sono le carte grosse. Redfin Hammersnout praticamente non lo tiri mai. Snapjaw Swarm lo puoi tenere se hai già una curva pronta. Quindi se hai turno 1 Sharkling, turno 2 Chronomancer e attacchi di turno 2. E poi turno 3, e poi per esempio hai in mano Preparation, Snapjaw, magari lo puoi tenere. Però in genere è abbastanza punto di domanda. Rek'Sai in alcuni matchup è tenibile, ad esempio contro Talia Thralls. I buff di Rek'Sai, si vuole lurkare più velocemente possibile, perché vogliamo avere le unità grosse prima che arrivino i Frozen Troll, se no se iniziano a attaccare e a tradare positivo sulle nostre unità è un disastro. Quindi in quel matchup c'è da considerare di tenere Rek'Sai. Carte come Zapsprayfin, per quanto sia abbastanza buono e non sia Lurk, quindi in teoria, costa troppo per tenerlo. Preservarium non lo teniamo mai. Bone Skewer non lo teniamo praticamente mai. E Ruthless Predator, in base alla mano, in base al matchup, si può considerare di tenerlo. Se sembra una mano che livella in fretta Rek'Sai, per esempio Cold Pack Rek'Sai, e magari un costo 1. In quel caso Ruthless Predator lo possiamo tenere, ma di solito no. Xer'Sai Caller è l'ultima cosa che voglio menzionare ed è una carta che se attacchiamo di turno dispari, quindi attaccheremo di turno 3, non è male da tenere, ma non è certamente il meglio. Cioè, a questo punto veramente è meglio fare Aspiring Chronomancer. Prima le fai,
prima fai Chronomancer, meglio è, e se nel mazzo hai Zersai invece Chronomancer è meglio per aumentare le probabilità che l'Urk funzioni quando non hai il Predict poi. E questa è la guida al Mulligan. Sembra semplice, cioè detto così è semplice. In realtà ci sono tante piccole minuzie in tanti matchup che ho imparato a riconoscere tante piccole cose, ma le regole principali sono queste. Una cosa che ho dimenticato di dire, Call the Pack non bastano mai, fondamentalmente. Ho giocato partite in cui ho tenuto doppio Call the Pack, ho pescato il terzo, dicevo wow, magari sto game verrò punito per aver tenuto Call the Pack, e invece no. E invece ho fatto Chronomancer a 2, ho trovato Rek'Sai, quel game ho livellato Rek'Sai tipo a turno 5, è stato a turno 6 ho livellato Rek'Sai, ma proprio spedito, una cosa disgustosa. E quindi questa è la guida al Mulligan veloce veloce. Dall'ultimo video ho giocato un po', ho fatto il platino 4 off-screen, mi dispiace, forse sarebbe stato più simpatico farlo off-screen. Devo dire una cosa, le ultime 2-3 partite che ho giocato con l'Urk ho avuto una fortuna sfacciata. Nell'ultimo game ho livellato Rek'Sai a turno 5. Quindi, se esiste il karma, adesso verrò punito malamente per tutta quella fortuna immotivata. Ok, siamo contro Ephemeral. Sinceramente, qui il mulligan è semplice. Ci sarebbe forse la call di tenere Rek'Sai e sperare in Call the Pack, ma sinceramente non è il caso. Teniamo Chronomancer. Avremmo trovato Call the Pack e Snapjaw, che è un po' un peccato. Il problema è che Call the Pack la tieni sempre. Perché giochi 6 campioni in tutto nel mazzo, mentre tenere un campione per sperare di pescare Call the Pack è un bel po' più rischioso. Ok, noi qua tanchiamo questo danno. Esiste la call in questo caso di giocare a Aspiring Chronomancer. Tanto se troviamo un campione abbiamo Call the Pack. Però la cosa migliore è o giocare Hammersnaut o non giocare niente proprio. Perfetto, Hammersnaut qui è meglio. Così inizio a mettere il vulnerabile su Soul Shepherd, che è un pericolo. Prossimo turno facciamo Chronomancer. Oppure potremmo iniziare già direttamente con Call the Pack. L'idea era fare Chronomancer adesso e il prossimo turno Call the Pack con un campione se lo trovavamo di Chronomancer. Dato che abbiamo Snapjaw Swarm, sinceramente possiamo prenderci un po' di tempo. Posso scegliere una delle due. E tanto vale giocare Chronomancer. Chronomancer mi dà la possibilità di trovare Rek'Sai. E se trovo Rek'Sai posso uccidere Soul Shepherd. È l'unico motivo per cui lo sto facendo. Ok. Ora, quando abbiamo la scelta se lurkare continuamente Pyke o lurkare continuamente Rek'Sai, dipende un bel po' dal matchup. Sinceramente, con qualche buff di Rek'Sai, Pyke diventa molto pericoloso molto in fretta. Allo stesso tempo, continuare a lurkare Rek'Sai ci dà un vantaggio enorme. Cioè, se io adesso faccio Call the Pack su Rek'Sai e Snapjaw, il prossimo turno Rek'Sai è 9 di attacco. Cioè, 7 di attacco può arrivare a 9. È una cosa mostruosa. Però, dato che il level up è ancora un po' lontano, direi che attivare Pyke adesso è la priorità. Non abbiamo troppa fretta. Attiviamo Pyke. Abbiamo Redfin Hammersnaut per il Phantom Prankster. Quindi non dovremmo neanche troppo preoccuparci di quello. Lui con sto Waking Sand saremo costretti a bloccarlo. Se wow, quello fa male. Questo farà un sacco male. Rendiamo vulnerabile il Phantom Prankster. Penso che buona parte di questo danno sarò costretto a tankarlo. Aia. Purtroppo c'è situazioni o mazzi che bypassano il combat per fare soltanto danni al Nexus. Sono un po' un counter di questo archetipo. Qui potrei giocare Zap. Ho una buona possibilità di pescare. Una buona possibilità di pescare, come si chiama? Call the Pack, dato che ne ho ancora due. E Bone Skew era anche abbastanza buono perché sono costretto sulla difensiva. L'alternativa sarebbe stata giocare Snapjaw Swarm, quindi meglio fare così, sperare nell'Urk, perché a questo punto devo solo pregare nell'Urk. Emperor Dice, maledizione. Attacchiamo così. Lurk, please. Nope, unlucky.
hardcore. E ci sarebbe la call qui di fare Bone Skewer sul Soul Shepherd, ma non penso ci sia bisogno. Prossimo turno Death from Below, Bone Skewer sul Pike. Posso fare così. Posso fare Bone Skewer rimettendo Pike in cima. E poi posso fare Snap Joe per riflippare Pike. Cioè per rilurcare Pike. Ok, questo lo passiamo. Azir come è messo? Azir è 11 di 13. Io qui posso continuare a passare. Waking Sand. Va bene. Pike 6. Qui potrei prendermi uno Snapjaw Swarm. Oppure potrei tenerlo per la manovra che avevo descritto prima. Posso fare Bone Skewer. Azir qui livellerà sull'attacco. Quindi magari glielo levo adesso. Non esiste modo in cui io posso livellare questo Pike durante l'attacco, ve? No. E allora semplicemente Bone Skewer, ci leviamo Azir e via. E poi Snapjaw Swarm. Sì. Stonk. Adesso se gioca qualcosa non gioca niente. Ok. Tu puoi andare a morire. Noi blocchiamo. A due mana fortunatamente non mi sta facendo niente. Questi sono 5 danni gratis. Pike pronto a flippare, a pulirgli il terreno. L'unico rischio qui è perdere di Barn con carte come Phantom Prankster. Se riesco a evitare quello sono ok proprio. Questo turno abbiamo Zap Sprayfin che ci fa pescare qualcosa di decente. E poi possiamo giocare Rek'Sai oppure Cold Pack se Zap Sprayfin ci pesca Cold Pack. Se peschiamo Ruthless Predator possiamo anche cercare Lethal. Invece peschiamo Bone Skewer che è l'unica carta che non possiamo usare. Onslaught of Shadows, va bene. Sarei quasi tentato di passare. Rek'Sai la voglio giocare. Mi fa restare a 0 mana, ma lui non ha il mana per calare Hecarim, che sarebbe l'unico vero problema qui. Quindi sono veramente tentato di giocarla questa Rek'Sai. E poi magari ripescarla più avanti. Tanto se gioco Rek'Sai lui dovrà sviluppare qualcosa. Ma avrà sempre blocker gratis, no. Non vale la pena per un più uno sui loro. Ok. E qui fosse stato Cold Pack avrei potuto fare, cioè forzare un po' più la mano, ma così non ha senso. Ricordiamo che abbiamo un Death from Below che sta, cioè che resetterà su tutto quello che killa, quindi è praticamente GG. Zerside Dawnbreaker lo potrei giocare, potrei anche passare a oltranza qui sinceramente. La giocata Death from Below, Bone Skewer, Snapjaw Swarm è sempre forte. Per ora posso ancora bloccargli tutto il terreno, quindi non mi serve fare niente. Hecarim. Lui purtroppo era costretto a calarlo, Hecarim, ma altrettanto purtroppo... Death from Below. F. Questa penso sia la prima volta che flippo Pike in video. E questa è l'ovvia e indiscutibile potenza di Pike livellato. Qui posso giocare Dawnbreaker, anche se è un peccato che Rek'Sai non flipperà, pazienza. Direi che senza perdere tempo, open attacco con tutti e via. Questi sono non pochi danni, minchia, guarda là. Qui avrei avuto Rek'Sai livellata comunque 100-100. Potevo giocare Rek'Sai, Bone Skewer, un'altra Rek'Sai. Assicuro il Lurk, picchio, Rek'Sai flippa, la mano di nuovo piena, però non serviva. Io non penso esista una carta che gli possa fermare questi 38 danni to the face. Ma potrei sbagliarmi. Comunque, io ho attaccato così. Pro tip. Ho attaccato in quell'ordine perché non importava, non poteva fare niente.
Ma di solito attaccate sempre prima con Pike, soprattutto se sta per livellare o se è già livellato. Attaccate sempre prima con Pike, perché l'effetto di resettare e uccidere tutto il terreno dell'avversario lo fa anche quando attacca, ovviamente. Quindi, soprattutto se avete Overwhelm, Pike attacca, pulisce il terreno, comunque lo quasi pulisce, e gli altri Overwhelm passano danno diretto. In realtà, se avessi avuto Arise qui, quella meccanica sarebbe stata leggermente importante. Quindi sì, avrei dovuto fare... cioè, mo, sinceramente, chi cazzo gioca Arise? Però, nel dubbio, fatelo. Va bene, andiamo al prossimo game. Sono contro Fiora Simp, ci ho giocato prima contro. Lee Sin Tzu, eh. Questo matchup lo sto giocando per la prima volta. Sarò schietto proprio. Tenere Snapjaw Swarm in questo caso non vale la pena. Vogliamo pescare un campione da mischiare con Cold, cioè da rimettere in cima un Cold Pack. E l'abbiamo trovato. Perfetto. Quindi turno 1 Sharkling, turno 2 non abbiamo niente, turno 3 Cold Pack su Rek'Sai e picchiamo di nuovo con lo Sharkling. Lui qui non ha niente, il massimo che può avere è Zoe, ma tanto non bloccherà mai, quindi... Non penso esista una carta a turno 1 che può giocare per non far attaccare lo spaletto. E poi non penso ne valga la pena in ogni caso. L'unico problema di questa mano adesso è una mancanza di turno 2, disse mentre pescava Redfin Hammersnout. Va bene, non parlo più. Sparklefly, assicuriamoci che non sia un problema. Call the pack. Se qui troviamo un costo 1 c'è la scelta di giocarlo o no. È un altro 4-2 che sta attaccando, non è una brutta cosa. Però potrebbe rispondere con carte tipo Concussive Palm che sarebbero brutte per noi. Quindi non abbiamo fretta di fare niente. Possiamo attaccare e basta. Pro tip, in questi casi invece di attaccare con lo squaletto attaccato con Hammersnout, nel caso volesse salvarsi la Sparklefly con Will of Ionia non lo farà mai. Ma nel caso... mi faccio rimbalzare lui invece di farmi rimbalzare lui. Sul terreno sono esattamente identici, hanno la stessa carta, quindi non è che cambia niente. Ora, qui esiste la call di passare, in modo che il prossimo turno Zap Sprayfin mi faccia avere due spell mana e posso giocare più pulito in curva. Infatti è quello che farò. Tutte le spell che Zap può tirare fuori sono due mana e so quello che sto pescando, quindi zero sorprese. Posso giocare Zap adesso e mi lascio la giocata aperta per fare Zerzareth a turno... Zerzaret a turno 5 e Durmbreaker a turno 6. Qui posso bloccare. Lui ha Pale Cascade. Io potrei tranquillamente uccidergli adesso la Sparklefly. E probabilmente lo farò. Gli impedisco le cure in questo modo. E... Non penso che questo Bone Skewer avrà un'enorme utilità andando avanti, perché Lee Sin generalmente può proteggersi, quel mazzo c'ha i Nopfy, quindi se lo costringo a usare Nopfy, cioè più passa il tempo più è probabile che abbia Nopfy in mano, per questo è più safe farlo adesso. Ovviamente ho rimesso in cima Hammersnout perché è l'unica carta che fa effettivamente qualcosa, lo Sharkling invece sta lì e dice wow, cioè costa uno in meno, ok, ma... vulnerabile è un bel effetto. Prossimo turno potrei addirittura pensare, dato che Zerzaret è basso di statistiche, potrei addirittura pensare di fare Hammersnout qui e calare Rek'Sai. L'unica cosa che devo sperare, mi sa che lo faccio o è Rek'Sai oppure è Sharkling Preservarium. Non ha senso calare Xerzaret così presto. Questo è uno dei problemi di questa carta, che purtroppo in curva è abbastanza deludente. Cioè, per carità, 5 mana 6-6 Lurk non è male, però rispetto a quello che puoi ottenere con 8 di attacco è abbastanza male. Ok, Deep Meditation. Qui la call di Preservarium non è male, posso conservare Rek'Sai. Allora, il vantaggio di fare Rek'Sai adesso è che Rek'Sai può prendere questo trade, tra virgolette, gratis, perché poi se ne va nel mazzo.
Preservarium però mi dà un pochino più di flessibilità. E preferisco in genere giocare Rek'Sai quando sta per livellare, quindi... Ok, avrei pescato un'altra Rek'Sai. Più che altro avrei lurkato questa Rek'Sai. È un enorme... è un peccato gigantesco che non la posso fare adesso. Non penso l'attack order cambi, importi mai qualcosa, facciamo così. Oh mio Dio, che culo. Tre Rek'Sai di fila in cima al mazzo c'avevo praticamente, mamma mia. Questa è una delle rarissime situazioni in cui puoi fare effettivamente Rek'Sai. Call the pack di Rek'Sai, rimetto in cima una terza Rek'Sai. La leggendaria mano della tripla Rek'Sai abbiamo. Qui Zerzaret è un po' meglio di Doombreaker. Perché con Zerzaret il prossimo turno procca e mi fa salvare un mana. Non che sia importante, ma... è gratis, quindi non vedo perché no. Cioè, lo stesso effetto, la stessa cosa, ma conservo un mana che potrebbe cambiare qualcosa con, considerando che sto pescando spell. E considerando che il prossimo turno sto generando due random cosi. Cosi sarebbero i... Comunque, lui qui immagino farà Gemma e tirerà Zap Spray Fin. È l'unica cosa che posso immaginare. Oppure Zoe non deve attaccare, esatto. Va bene. Il Serpent ha tradato molto bene, devo dire la verità. Lui non ha usato due spell, quindi fortunatamente... Mamma, quanti vampiri c'ho! Mamma santa. Quindi è sempre Rek'Sai, Cold Pack su Rek'Sai. Voglio essere... In realtà può essere Cold Pack su Pyke. Iniziamo a giocare Rek'Sai. Vediamo che risposta ha. Se qui è tipo Will of Ionia, ok, purtroppo c'è Ashe. Ashe è un po' il counter di tutta questa situazione, che è abbastanza triste. Pyke in questo matchup non è così influente, perché lui avrà Deny, quindi rischiamo di farci negare la Death from Below. Anche così, rimettere Rek'Sai in cima è sempre buono. Possiamo giocare Zerzai Hatchling. Non dovrebbe poter fare niente per danneggiarci in qualsiasi modo. Consiglio veloce. Quando giocate questo mazzo, quando siete in una situazione con Rek'Sai e Zerzaret, adesso non succede, ma attaccate, cercate di attaccare prima con Rek'Sai, dopo con Zerzaret. Perché se l'effetto di Rek'Sai fa arrivare lui a 8 di attacco, l'ordine in cui attaccano è veramente importante. Cioè, è importante. Picchiamo con tutti, Rek'Sai purtroppo non flipperà. Però la prossima Rek'Sai che è in cima al mazzo flipperà, quindi... Per cui neanche sa che stavo per rivelare un'altra Rek'Sai, quindi a lei proprio. Cioè, immagino lo potesse... cioè, lo poteva immaginare, però... Purtroppo contro Mazzioni è un po' difficile far funzionare Pyke. E in genere contro Lee Sin non funziona un granché. Però a volte ti trovi a dover rischiare e dici, vabbè... L'uso Death from Below, se ha Deny, ha Deny. Però se posso, in quei matchup, se posso giocare con di Rek'Sai e continuare a buffarmi tutti gli Overwhelm gigantordici, allora lo faccio. Ok, siamo contro Jarvan Shen, altro mazzo Ionia. Discorso simile si applica. Salve. Sempre Sharkling, Chronomancer la teniamo in ogni caso. Una cosa buona di Chronomancer quando attacchiamo a turno pari, cioè una cosa triste di Chronomancer quando attacchiamo a turno pari, ma buona quando attacchiamo a turno dispari, è che turno 4 Chronomancer più Snapjaw Swarm è una bella giocata. Aspetta, ho impicciato quello che stavo dicendo e ho sculato con Rek'Sai. Wow, amazing. Non ne avevo bisogno. Dicevo, dato che in questo caso io attacco a turno dispari e lui attacca a turno pari, Chronomancer non è ottimale in curva, ma è ottimale a turno 4 per fare Chronomancer Snapjaw Swarm. Sono riuscito a mettere in ordine quello che stavo cercando di dire. Bravo Duelist. Questo turno abbiamo probabilmente Zerzai Caller. Potrei addirittura fare Chronomancer più Sharkling per avere un po' più di terreno. Ah, non mi serve.
Facciamo Zersai Caller. Troviamo un altro champion. Non piccate istantaneamente in questi casi, perché cioè praticamente stareste urlando all'avversario Age of Pike se piccate alla velocità della luce. Quindi prendetevi sempre quel secondo o due, anche se sapete che prenderete Pike. In questi casi tenete d'occhio il mana dell'avversario, appena tappa sotto il mana per deny, cercate di usare Death from Below. In questo caso Death from Below è abbastanza per uccidere Shen, lui probabilmente avrà un modo per salvarlo, ma noi comunque ci proviamo. Potrei anche essere sicuro e uccidere l'uccellino in realtà. È una brutta giocata. L'unico motivo per cui lo faccio su Shen è che se adesso anche lui non può avere barriere, può avere solo Sharp Sight. E se dovesse avere Sharp Sight la fa su Shen e Pike non può essere ucciso dall'uccellino. È l'unico motivo per cui lo sto facendo adesso su... Oppure Twin Disciplines, vabbè, la stessa cosa. Però su Fleet Fighter Tracker sarebbe stata una kill sicura. Adesso per esempio lui con Pike, lui con Shen non può attaccare, lui veramente non ha un attacco in questo momento. Noi qui possiamo sviluppare Sharkling, possiamo provare Snapjaw. Non vedo il motivo di non provarci. Alla peggio un trade even. Unlucky. Di solito qua sarebbe sad power emote, ma dato che gli ho fatto l'urk di Rek'Sai a turno 1, non me permetto. Okay. Io bloccherei con la Blightsteel Protector, sinceramente. Lui sembra aver perso proprio la voglia di vivere. Un po' triste sta cosa. Se qui pesco tipo Cold Pack o un'altra Rek'Sai sarebbe stato broken, non l'ho fatto. Ancient Preparation non è male. Inizio con Prep. Zerzaret non ci fa schifo. Screeching Dragon è bello grosso, purtroppo non abbiamo modo di rimuoverlo gratis, quindi... Potrei giocare Rek'Sai, picchiare con tutto, prendere il più 2 e essere contento. E questa Rek'Sai è sprecata, poi la prossima livellerà. Mi sa che farò così. Addirittura potrei giocare un altro Sharkling al posto di Ancient Preparation e mettergli un'enormità di pressione. Sì, il 2-2 in questo matchup veramente non fa niente. Pike sempre lo facciamo attaccare prima, anche se in questo caso non cambia niente. Non gli sto dando trade gratuiti. Gliene sto dando uno in realtà, questo qui. Non glielo diamo. Avrei potuto dargli quel trade gratuito, era un fottio di danno. No, aspetta, non era un trade gratuito. Oddio, ho fatto male i conti. Ho missato un fottio di danno. A caso proprio. Vabbè. Quando parli a raffica senza fermarti un attimo per 28 minuti, a volte capitano ste stronzate. Sorry. Chiedo scusa al gentile pubblico. Fortunatamente non ho missato l'Ital, quindi almeno non è stato così grave. Pike come al solito è 14 di 15 perché un pochino mi odia e gli piace prendermi per culo. Blitzfeather e noi giochiamo Zerzaret. Anche se qui dovesse morire Pike, sinceramente, pace. Il primo Pike spesso muore, il secondo Pike spesso è quello che flippa e fa il disastro. Potrei quasi bloccare di faccia con Pike e dire però preferisco bloccare con lui. Se qui ha il massimo che può fare qui è Twin Disciplines e tradare, o Twin Disciplines e salvare Shen, oppure single combat, va bene. Pike è comunque flippato da questa cosa, quindi non che mi dispiaccia particolarmente. Prossimo turno è Aspiring Chronomancer. Oh mio Dio, doppia Rek'Sai. Rek'Sai. E questa Rek'Sai è GG. Cioè, questa Rek'Sai va tipo a 13 adesso, lui va a 10, fuori scala proprio. Sto avendo delle partite incredibilmente fortunate. Se conservo questa fortuna per 2-3 giorni, se conservo questa fortuna per tutta la giornata, e se avessi il tempo di giocare tutta la giornata, arriverei easy in Diamond in una giornata.
Proprio One Day to Diamond, 99% del win rate. È pazzesco, non sono mai stato così fortunato. Adesso ci vuole veramente una partita in cui mi va tutto storto, se no inizio a montarmi la testa. Capito il meme. Vai, facciamo quella che penso sarà l'ultima. Perfetto, siamo contro GPTF. Questo è uno dei concetti vecchi che non ha mai veramente trovato spazio nel meta, perché di solito è sempre stato meglio giocare aggro con Miss Fortune invece che midrange circa con TF. E se devi giocare TF tanto vale giochi Swain. Però questa è un po' la via di mezzo tra Pyrete e Swain, dai, mettiamola così. Abbiamo Cold Pack di turno 1 e abbiamo Rek'Sai. Già così posso ritenermi soddisfatto. Ora vorrei un'unità che non è Snapjaw Swarm che posso giocare. Nevermind, guarda. Cioè, proprio... Capì? Vado proprio liscio come l'olio. Qui avrei potuto giocare Snapjaw nel suo turno. C'era la call di farlo, in realtà. Così provavo a prendere un lurk random nel suo turno e poi questo turno tanto faccio Cold Pack. Però l'alternativa è trovare qualcosa di giocabile da Cold Pack. E infatti l'ho fatto. Perché sono un player skillato. Se lui più ha qualcosa sullo Sharkling, per non farmelo triggerare, c'ho Snapjaw Swarm, che è un trigger automatico, anche se ovviamente non vorrei farlo. Black Market Merchant. Per un secondo m'era preso l'infarto e ho detto, mo mi pesca la Rek'Sai dalla cima. Poi ho ricordato come funziona Nab. Proprio una frazione di secondo ho detto, oddio, m'ha counterato. Perché ultimamente sono girate un po' di... un po' di mazzi piltover con il veteran. E quelli sono proprio fatti apposta per farti ripescare la carta di Cold Pack. Quindi per un attimo mi è partito un battito. Poi mi sono ricordato che non funziona così. Facciamo questa mossa molto carina. Facciamo Snapjaw Swarm. Questo è esattamente il motivo per cui Cold Pack è broken. E più ne peschi meglio è. Perché appena vedi un qualunque campione, l'avversario sorprende. Cioè, qua avrei potuto fare addirittura pazzia, Bone Skewer, rimettermi in cima lo Snapjaw, così il prossimo turno pesco Snapjaw e c'ho ancora Rek'Sai in cima. Esisteva questa giocata. Non penso l'avrei fatta, però esisteva questa possibilità matta di lurcare alla velocità del suono proprio. Ovviamente non avrei dovuto attaccare con Snapjaw, avrei potuto calare un'unità qualunque e poi avere di nuovo... Oddio, forse l'avrei fatta, sai? Questo è anche uno dei motivi per cui Bloodbait è forte. Quando hai, per esempio, Rek'Sai in cima al mazzo, puoi attaccare. Se ti metti in cima al mazzo Rek'Sai con un Predict o con Cold Pack, puoi attaccare. Attivi Rek'Sai, dopodiché giochi Bloodbait, così ti metti in cima a Snapjaw, il prossimo turno peschi Snapjaw, giochi Snapjaw e ti riflippa Rek'Sai. Fuori di testa. Contro Draven Ezreal, mazzo che ha perso parecchia popolarità dopo i nerf, ma secondo me non è così male. Greetings. Qui abbiamo la possibilità di andare in curva. Non so se la prenderò questa possibilità, sinceramente. Abbiamo beccato il lurk. È abbastanza probabile beccare questi lurk blind turno 1, quindi... cioè, sembra che sono sempre fortunato che li prendo. In realtà il mazzo è due terzi lurk, quindi... dai. Qui Snapjaw Swarm sono tentato di conservarlo. Ma sono anche tentato di non conservarlo. Proviamo a tirarlo. Abbiamo trovato Lurk, non è Pyke. Conservare Snapjaw è buono se abbiamo se avessimo possibilità di pescare, per esempio, Cold Pack, Rek'Sai. Cioè, se avessimo uno dei due pezzi tra Cold Pack e Rek'Sai e avessimo Zersei Cooler in mano, avrei detto, bah, possiamo provare. Però all'atto pratico. Ok, c'è la scelta tra Pyke e Rek'Sai. In questo matchup, sinceramente, Pyke penso sia broken. Tipo, iper mega broken. Rek'Sai non è mai male, per carità. E un attacco con Rek'Sai la porterebbe a 7. Quindi basterebbe pescare la spella 2 mana, Ruthless Predator, per flipparlo. Però anche Pyke è veramente forte. L'unico problema di Pyke in questo matchup è che muore un po' da tutto, ma... cioè, pazienza.
E il primo pack ci permetterà di ammazzare gratis Draven, oppure ci permetterà di ammazzare gratis Ezreal, quello che è, sinceramente. Qualsiasi cosa la ammazzi gratis. Inoltre ci dà una giocata a 4, che non avremmo normalmente. Quindi se l'avversario mette in campo qualcosa di committed, tipo Ezreal, gli spariamo Death from Below. Se invece non metteva niente in campo, conservavo lo spell mana e avevo un modo per usarlo, lo spell mana. Ora sono a metà tra il tentato di open attack, tra voler andare in open attack e voler andare in open play di Zerzaret. Potrei addirittura rischiarmi questa Rek'Sai. L'open play viene punito da il ragno e viene punito anche da Tribeam, sì, Tribeam. Quindi per ora penso l'open attack sia meglio. Se trovo l'urco, ho trovato un altro pike, perfetto. Mamma mia, non poteva andare meglio. Ravnus Flock, perfetto. In realtà, cioè, la minaccia di Lethal qua era praticamente mai, cioè praticamente non prendevo mai questo Lethal. Però lo forzavo sempre a giocare almeno qualcosa per rispondere alle carte che ho in mano. Poi ripeto, Draven Ezreal ha una buona quantità di carte che puniscono l'open play, quindi non valeva mai la pena farlo. Questo Pyke ricordo alla gentile clientela che è un board clear, quindi adesso posso passare. Proprio pass più gratis della mia vita. Appena lui spende una buona quantità di mana sul terreno. Bene. Appena lui spende una buona quantità di mana sul terreno, posso giocare Death from Below. E vincere la partita. Qui non c'è motivo di committarla immediatamente. Anche se lui passa, a noi sta benissimo. Noi abbiamo una giocata gratuita qua che Rek'Sai non è male. Dawnbreaker forse è meglio. Rek'Sai c'ha il vantaggio di poter essere usata con Bone Skewer e compagnia. Ma in realtà è meglio Dawnbreaker. Se lui adesso spende una buona quantità di mana per cercare di fermare questo terreno, a noi basta cliccare Death from Below. Va bene. Qui in realtà non avrei passato, cioè lui ha surrendato perché ha visto che la partita era finita. Ma qui la giocata giusta era usare in risposta Death from Below. Dato che lui ha usato la sua azione per Scorched Earth. Noi potevamo rispondere con Death from Below. Quindi avremmo pulito il suo terreno, cavato Pyke, flippato Pyke ovviamente. E avremmo avuto l'azione noi. Quindi potevamo fare. Lui fa Scorched Earth, noi in risposta facciamo Death from Below. Turno a noi, attacchiamo con tutto e lui non ha tempo neanche di sviluppare un ragno o quello che è. Va bene, questa è stata la parte 2 di Lurk. Mentre la parte 1 le partite sono andate molto storte, un po' sfortunate, cose. La parte 2 è andata pulitissima. Forse anche un po' troppo fortunato in realtà. Però penso di aver dimostrato che con una quantità normale di fortuna questo mazzo può essere veramente esplosivo. E con una quantità esagerata di fortuna questo mazzo li fa surrendare a turno 4. Farei entrare un'altra partita, ma sinceramente se la faccio entrare il video diventa di. Magari mi diventa di 55 minuti. E voglio tenermi sotto i 40 minuti se posso, soprattutto nelle parti 2. Fatemi sapere nei commenti se il mazzo vi è piaciuto al punto da meritare una parte 3, perché potrei fare una parte 3. Mi piace molto giocare Lurk e non me lo faccio troppo chiedere. Però non la farei adesso, ovviamente la parte 3 la farei tra un po' di tempo. C'è da considerare che avrei voluto iniziare a lavorare subito sul prossimo analisi e gameplay, perché questo meta è bello cazzuto, c'ho voglia di giocare. Però esce a breve la Champion Expansion, quindi se adesso inizio a testare un altro mazzo per il prossimo video, va a finire che il video viene fuori il giorno prima della Champion Expansion e quindi del cambio di meta o il giorno stesso, quindi storco un po' il naso. Penso che giocherò un po' di ladder, mi preparerò per il prossimo video che farò dopo la Champion Expansion, poi farò la reaction, l'analisi delle carte della Champion Expansion e poi farò il prossimo video. Se volete una parte 3 di Lurk eventualmente, fatemelo sapere nei commenti, sarò contento di farlo. Va bene, The Duelist 92 vi saluta, buona serata a tutti.